Sono Riccardo Trombetta, strapuntista doc. Munito solo di un cellulare e dell'aiuto di qualche amico, porterò a termine 100 missioni strapunt. Strapuntisti, oltre alla commedia sexy al poliziottesco, uno dei miei generi preferiti è il giallo thriller italiano degli anni 70. Bene, ho scritto anche un'altra sceneggiatura, un giallo appunto, e ho pensato così ad una Scream Queen fantastica, dolce, sensibile, un po' come quella di quegli anni, però più forte e attualizzata. E sì, chi mi è venuto in mente? Lei, Elisabetta Rocchetti. La mia missione di oggi è ingaggiare Elisabetta Rocchetti per il mio primo film giallo. Ci siamo, adesso inizia l'approccio, ora. Signora Rocchetti? Sì. Buongiorno. Buongiorno, io sono Riccardo Trombetta. Ecco, chiedo scusa, sono un suo grandissimo fan, signora Rocchetti, chiedo scusa di disturbarla così sotto casa, ecco, no. Sì. Beh, no, le volevo chiedere una cosa, io ho scritto tante sceneggiature di quelli che potrebbero essere film stracult. Sì. Una di queste è un giallo. È un giallo, no? Come piace tanto sì. a noi, tipo tutti i colori del buio, così. E pensavo a lei come la protagonista. E lei sarebbe perfetta, signora Rocchetti. Ma guardi, io come... faccio l'attrice da 3 anni, adesso faccio la regista, quindi non... Ah, e allora può anche aiutarmi sotto dal punto di vista tecnico, allora può darmi anche delle dritte. La prego. Va bene, entra. Ok, vai. Grazie mille, grazie, grazie, la seguo, eh. Le spiego un po' meglio la mia idea. Allora, secondo me lei... è la perfetta Scream Queen dei giorni nostri. Addirittura. Eh sì, la Scream Queen è questa figura fantastica, mitica, per noi amanti del cinema di genere. Secondo me lei è proprio la vittima ideale. Beh sì, devo dire, mi è capitato in diversi film di interpretare la vittima. Già. Fantastico, senta, ecco, a proposito di carriera, io ho visto lì, eccolo là, un globo d'oro. Sì. Non è che magari... Sì, sì, glielo faccio vedere. Magari, grazie mille. Questo l'ho vinto ultimamente con il mio film da regista che si chiama 18 anni non a miei piedi. E poi in realtà ne avevo vinto un altro nel 2002 come attrice per Ribalsamatore. Però lì interpretavo il ruolo dell'assassina. Ah, sì, l'assassina. Senti, sì. Ti vai un caffè? Come no, magari, gentilissimo. Vado a fare. Sì, sì, grazie mille. Aspetto qui allora, eh. Certo. Grazie. Vi aspetto qui con il globo d'oro. Ma questa quanto ci mette a fare sto caffè? Boh. Com'è ma? Trombetta? Trombetta? Sì. Il caffè? Io. Ah, il caffè, certo il caffè. Senta, signora Rocchetti, io la voglio ringraziare, però mi sono ricordato che devo fare una cosa veramente velocissima. Vado e torno, va bene? Ma scusi, tutta quella roba lì, la Scream Queen. Ma sì, no, ma la Scream Queen quella rimane, non si preoccupi. Ma vado, guardi, vado, faccio subito, torno subito, eh.